Rabbia, senso di impotenza, stanchezza ed esasperazione sono i sentimenti prevalsi ieri sera a Palazzo Flaima Intra durante la riunione dei frontalieri. A organizzare l'incontro è stata la frontaliera e consigliera comunale verbanese Paola Ruffatto. Hanno partecipato numerosi lavoratori, presenti il vicepresidente della regione Aldo Reschigna e sindaci dei comuni tra Verbania al confine di Stato. La rabbia spesso ha prevalso sul dialogo, con le recriminazioni che più volte gli amministratori hanno reindirizzato al grande assente della serata, ovvero l'ANAS. Come spiegato da Reschigna e dai sindaci, il dialogo con l'ANAS è sempre complicato e si scontra con un muro di burocrazia e di tempi lunghissimi. I frontalieri hanno anche chiesto che i loro ristorni vengano utilizzati per pagare i biglietti della navigazione che devono acquistare ogni giorno per andare in Svizzera, da quando è caduta l'ennesima frana. In molti hanno lamentato di sentirsi abbandonati e di avere paura di percorrere ogni giorno quella litoranea. L'ultima goccia che sta per far traboccare un vaso ormai stracolmo è stata la notizia dello stop al cantiere da parte dello Spresal, con ulteriori giorni di lavoro persi.